Michele Alfiero in sturno, terza edizione della corrida, 6 agosto 2013. Del server, tecnico delle luci, Giuseppe Abbondantolo, regia Gerardo Ombrella, Angelo Schettini, Corrado Guida. Benvenuti a tutti quanti voi, benvenuti a questa bellissima, gradevolissima serata, bella, fresca, siamo tranquilli e beati, però vi voglio vedere collaborare con noi, ragazzi. Allora, iniziamo questa corrida, iniziamo questa serata con un ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale di Sturno, facciamo un bellissimo applauso. Poi dobbiamo fare, prima di iniziare, tutti i ringraziamenti, quindi i ringraziamenti di rito a chi, guardate lì abbiamo delle coppe per poi premiare i concorrenti che saranno più bravi questa sera, quindi abbiamo le coppe che sono state offerte da, adesso ragazzi ogni volta che... Alicandro Lucia, ci sta?
Allora, Carloni Ilaria. Dov'è? Questo è un nome particolare, aiutami Corrado, chi è? Sambras, Sambrus, ma glielo chiediamo come si chiama sto ragazzo. Come si chiama sto ragazzo? Aiutami! Ah, è un gruppo! Cherry e Deborah! Qui, ragazzi però, vi voglio vedere! Forte! Che bel duo! Pugliese Carmine! E arriva? Stringetevi, se no non ci andate tutti. Stringetevi un po'. Allora, è arrivato Pugliese? Sta arrivando? Però voglio sentire calorosi, Ci siamo persi Pugliese? Non ci sta? E allora andiamo avanti. Mimmo! Dove sta? Eccolo lì, applauso! Cagiano Marcello! Arriva? Marce! Stanco Donato! Allora, Paglillo Carmine! Non c'è? Carmine! Non c'è! Trio dell'organetto! Non ci stanno? Il trio dell'organetto non c'è? Sareste andati al mare? Hanno abbandonato? Famiglietti Giuseppe! C'è? Forza, forza, l'applauso, Famiglietti! Di Paola Salvatore, stringetevi un po'. Eccolo lì, Baviello Filippo. È arrivato? Chi è arrivato adesso? Chi è? Pugliese? Applauso! Baviello Filippo c'è? Eccolo lì, Graziosi Franco. Stringetevi, Graziosi. Sta arrivando? Stanno tutti al mare, allora. Eccolo lì. Grella Gerardo. E Villaricca Gianfranco. Mi sa che devi andare dietro però, dietro là, Scusate, E allora, ci stanno tutti, facciamo un applauso a tutti? Fatevi sentire, Sturno! Ecco qui. Bello forte! E allora, come ogni corrida ci sta il giuramento sia dei dilettanti e sia poi di voi, del pubblico. Allora, io vi leggo la formula. Voi ascoltatela attentamente però, perché se dite sì è andata. Se pensate al no, scendete prima. Va bene? Ci state? Bimbo, vieni avanti tu, sennò non ti ci vediamo. Mettiti lì. Eccolo lì, più piccolino. E allora, io vado, Ascoltate, come sono emozionata. La corrida è ritornata. Voi, miei cari dilettanti, stupirete tutti quanti, dimostrando al mondo intero
che di voi deve essere fiero. E per essere convincenti, senza muovervi da lì, o i miei proti concorrenti, giurate di dire di... Sto sì non è convincente. Forte dovete convincere il pubblico. Giurate di dire di... Ah, bravi! E adesso tocca a voi però, ragazzi. Tocca a voi pubblico. Siete pronti per giurare di essere imparziali? E allora, spettatori assai eleganti, benvenuti a tutti quanti. Strani, bravi o divertenti sono i nostri concorrenti, che far l'esibizione per la vostra approvazione. Ma voi furbi e preparati non sarete mai ingannati, decretando il vincitore solamente chi è il migliore. Se le cose stanno così, mi dovete dire? Sì, bravi! E allora, il giuramento è stato fatto, quindi avete giurato di prendere qualunque decisione del pubblico, il pubblico ha giurato che dovete essere imparziali. E allora accompagniamo con un grosso applauso i concorrenti giù dal palco e iniziamo così la nostra corrida. Iniziamo con la categoria di bimbi, però Giuseppe io sopra lo sento molto più. Grazie.
brava. E allora andiamo all'ultimo concorrente di questa categoria, quindi poi premiamo questa categoria. Salicandro Lucia. Bel applauso, ragazzi. Canta ogni tanto. Facciamo un bel applauso. E allora, Lucia, da dove arrivi? Puoi, ecco, utilizzare questo. È basso? Dobbiamo alzare un po'? Eh sì. Assiste, io ti cambio. Devi essere attivo. Apo, va bene così? O è alto? Dobbiamo aggiustare. Allora, da dove arrivi? Da Carife. Da Carife. Che scuola fai? Devo fare la prima media. La prima media, ma da quanto tempo canti? La prima volta che ho partecipato alla corrida mi sa che era il 2007. Quindi è da tanto, studi canto? No. Dilettante? Boh, credo di sì. E allora emozionatissima, non la faccio più parlare, se no non canta più. Facciamo un grande applauso a Lucia, forza! Tutti e tre i concorrenti, perché anche voi vi amano.
A sta età, come stai combinato? Che vuoi? Ma siamo mutando vacante. Vacante? Chi vacante? Sì, vacante. E allora, facciamo un applauso a questo personaggio? Ma levami una curiosità, ma tu venivi mutando per caso? Vendo mutando ancora. Ah, ecco il perché! Perché ce l'hanno data gratis tutto. In questo posto qua, vedi, sotto quegli alberi. Circa 40 anni fa vendevo mutande pure qua. 40 anni fa? Sì. E mo che vieni? Vendo mutande, ma no, qua no per offese. Non esco il sabato, guarda sì e quando no. Ti fatti i soldi, mo? Sì. Ma però se le vendevo piene mi facevo più i soldi. No, ti fatti i soldi, ma capito. E allora, ma voi lo vedete strano sto tipo? Ma che significa sta abbigliamento? Ste calze, ste sto... E queste sono adatte al... Io scrivo pure delle canzoni. Caspita, tengo concorrente. Ho un compositore. Sì, un compositore, sì. Qua ci abbiamo anche i coprizona, sì. A me mi fa ridere perché come è vestito. Ma scrivi le parole o scrivi la musica? La musica no, solo il testo. Ah, lui scrive solo le parole. Le parole. Chi ne era mutante? Sì. Ce ne andavo. E tutti chi ne era mutante? Qua ci sono anche le mutande che parlano però, vedete? C'è una dietro di me che parla. La volete leggere voi che dice la mutanda? Leggete. Ah, già legge proprio la mutanda? Sì, vedete che dice la mutanda. Aspetta, perché è coperta da tutto mutanda con l'etichetta. E allora alziamo la mutanda. Ma c'è pure una l'etichetta vicino a Napoli, eh? Sono nuovo, perché... Le... E ci sono il paro da venne. Si vede? A un momento. Mi togli il cappello? No, l'età si sente pure a me, mica da in sotto tanto bambino. Allora, è la mutanda che vi parla. Ma questa è la mutanda della nonna però. Questa è nonna, che è questa? Zia Filomena di 98 kg. Allora, Cirt Canulleg, Cirt. Ah. È la mutanda che vi parla. Vi siete chiesti mai perché vi trovate su questa terra? Ah, sei pure filosofo della mutanda. Perché io stavo in sciopero in quel mondo. In quel momento. Ah, in quel momento. Pazzo, brucicata, mo. Che vuol dire? Che cosa vuol dire? Da voi sì, che è? Non ti trovo come no, che è successo? Che è? Non funziona. Ma la mutanda se non trovi nome, Giuseppe. Quando bagnavo. Sì. Anzi, si ricorda un po' di nome. Thank you.
Applauso. Assistente, ma io da già, no, a te l'assistente, lo devo cambiare, ci vuole l'assistente nell'assistente, a posto? Bravo, fino alla fine impari qualcosa. E allora, Ilaria, che ci canta l'essenziale, giusto? Da dove arrivi, Ilaria? Da Roma. Da Roma, e a Roma che fai, facendo le serenate? No, io non ho mai cantato, però... Vicino. Non ho mai cantato, però è un grande sogno esibire qui con tutti voi. Ma che brava, quindi stasera è la prima volta? Gli facciamo l'applauso? Sei emozionata? Tanto? Che scuola fai? La scuola Mater Divina Amoris, che saluto. Primo, secondo? Seconda media, l'anno prossimo la terza media. Quindi ormai ci siamo, dopo che vuoi diventare cantante? Voglio diventare cantante o maestra. Maestra di canto? Sì. Ti piace? Sì, molto. E allora vediamo come vai, Ilaria. Io vi voglio vedere belli come prima, non pensate ad altro, dovete essere concentrati. E allora... Siamo pronti, la dobbiamo aiutare perché è emozionatissima. Allora Ilaria, tu lo prendi così, lo metti vicino, ma di lato, gli sto dando un po' un aiuto tecnico. E allora ti raccomando, non ti emozionare. Ci stanno ma non ci stanno. Siamo pronti? Vai con l'applauso!
Italia. Assistente, ma lasciate, ma fino alla fine lo cambio sto assistente. No, non ti preoccupare. E allora adesso siamo al secondo concorrente. Questo tiene sto nome tutto strano qua. Sembrae, tre sembrae, seguono, dove stanno? Ce lo facciamo di da loro, Ragazzi, ma quando sono belli, scusate, ma tenete un nome. Siete belli ma con un nome strano. Bravi, l'applauso! Come vi chiamate? Fabio! Suppongo che viene da Surno. Sì, sì. Da quanto tempo studi? Beh, da 3 anni. Ma dilettante o professionista? Professionista. Oh, che parolone! Chi è il maestro? Ho studiato a Fontana Rosa, scuola di musica. Hai studiato alla scuola di musica di Fontana, poi ti sei fermato? Pensaci bene però. Ma bene bene. E allora vuoi diventare chitarrista? Ti piacerebbe? È tuo sogno? Sì. Giuseppe, appena, abbassa un po' le tue spirie, ma appena. E allora, invece il tastierista è dilettante oppure... Vai in conservatorio? Da quanti anni? 3. Quindi abbiamo quasi un professionista, E il bassista? C'è un microfono, parla con uno dei microfoni. Alzati. Non si sente? Conservatorio. Vai in conservatorio anche tu? Che anno? Aspita però, qui abbiamo percussionisti, pianisti. Però il più bello del gruppo, consentitemelo, guardatelo qui. Come si chiama? Francesco. Eppure il nome è tutto un programma, già dice Francesco, già il nome è bello, è vero? Francesco, da quanto tempo suoni il basso? Da 2 mesi. Ah, così? Quindi con chi studi? Un po' lui? È da poco non mi scugli, insomma. Ho capito, hai preso il libricino degli accordi, ho capito tutto. Bravo, facciamo un applauso, che 2 mesi già essere qui, quanti anni hai? 10. 10 anni, bravo Francesco. E poi abbiamo chitarra? Sì. Ah, avevo il dubbio, dico, prima che faccio qualche gaffe fammi controllare. Il nome? Donato. E tu? Professionista o? No, dilettante. Dilettante, con chi hai studiato chitarra? Ho studiato con il maestro che è qui in piazza. E diciamolo! E voglio salutarlo. Ah, sì. Oh, finalmente, come si chiama il maestro? Domenico Colicchio. Dov'è? Aiuto, alzi le mani. Maestro, tuo nipote, alza le mani. Dopo che abbiamo studiato tant'anni, parlo pure io da insegnante, da professionista, dateci l'onore di dire i nomi quando ci fate fare bella figura però, Perché quando poi non dici chi è il maestro, non lo so. E allora, ragazzi, che ci fate ascoltare? Happy Hour di Ligabue. Bravi, facciamo un applauso!
vicino. Ci state? Ce ne manca uno però. Ah no, ce ne mancavano due. E allora, siamo pronti? Applaudiamo tutti per Ilaria. Per il gruppo. Allora, e adesso la terza ormai l'abbiamo capita, è la cantante, giusto? Abbiamo visto bene? Lo vogliamo rifare? Non ci avete fatto, stavolta non vi siete fatti capire bene. Allora richiamo a tutte e tre di nuovo. Ma chi è sto fischio? Fatevi capire bene, eh? E allora, Ilaria! Jerry e Deborah. E allora io, Maronna, la fine della serata stufisco con lo vibro, tengo l'orecchio sinistro. E allora avevo capito bene pure prima, però volevo essere ben sicura, quindi la terza è arrivata Ilaria, facciamo un applauso. E allora adesso fatevi capire bene, ragazzi, orchestra. Allora, andiamo dopo. Proviamo tutti e tre. Vediamo un po' tra il gruppo e il duo. Chi diamo il primo posto? Vediamo il gruppo. Vi ho guardato, pure se ste luci non è che riesco a guardarvi bene, però chi ha applaudito per l'uno adesso non deve applaudire per l'altro, eh. Io vedo, pure se non dà, però si vede. Allora, siamo pronti ragazzi per Jerry e Deborah. Allora non ci sta dubbio, non ci sta proprio dubbio. Allora prendiamo la coppa, ragazzi, fammi posto che non sono troppo piccolina. E allora, il primo posto lo diamo, adesso chi se la piglia? Il più piccolo? Gliela diamo al più piccolo, Francesco! E allora ragazzi, questo non vuol dire che siete arrivati, questo è l'inizio di una strada lunga e pericolosa, quindi studiate, chi è andato in conservatorio continuate a studiare, tanto e tanti tanti auguri. Allora, secondo posto alla coppia, chi la prende? Hanno detto che non sono una coppia, ma a me non mi sembra però, a voi che vi sembra? Una coppia? Questi stasera ci vorremmo fanno al Ciro a casa, no? Sta tutto tuo friggento? Quindi, vicini di casa? Quindi potete fare una settimana ciascuno? La tiene, ma com'è gentiluomo sto ragazzo! Bravo! E allora fermiamo questi ragazzi, auguri! Siete stati bravissimi! Bastava che mio marito avesse la metà della tua voce per aiutarmi a cantare e non ci superava nessuno! Bravi, auguri! E allora adesso, questa la diamo, eccola qui, alla terza classificata, emozionata, che è stata brava lo stesso! Tanti auguri e buon ritorno a Roma! Facciamo un applauso a tutti quanti, bello forte! Tanti auguri, andate ragazzi, quanto sono belli, guarda. E allora, la mamma mi ha insegnato
Thank you.
più di prima t'amerò, per la mia vita ti darò, sembro il sogno di vederti, accarezzarti, le tue mani nelle mie stringere ancora.